Cari colleghi, buonasera. Mi prendo un po' del vostro tempo per, come dire, presentare un po' il seminario che andremo a fare martedì 9 giugno dalle 15:30 alle 17:00 in modalità webinar che appunto, insomma, adesso nel periodo che stiamo vivendo è l'unico strumento che ci possa, come dire, avvicinare in qualche maniera e cercare di fare dei seminari. Questo tratta la sicurezza nei cantieri post-Covid, appunto, siccome devo dire la verità, insomma, qualche cantiere, almeno per quello che riesco a vedere e a percepire, si sta riaprendo, quindi dobbiamo stare attenti, ma tutto questo non significa solo cantieri, significa sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, quindi noi siamo impegnati in questo e dobbiamo essere, come sempre, saperne di più ed essere, come dire, sempre informati e formati per poter rispondere alla committenza e a quello che ci chiedono le norme. Quindi questo ci sono ancora dei posti liberi, se vi va è gratuito, 2 crediti formativi che non guastano mai e come dire, insomma, cerchiamo di fare qualcosa per ripartire. Sempre in modalità e-learning abbiamo messo dei nuovi corsi su nuove competenze, anche abilitanti, alcuni di questi sono appunto abilitanti e quindi vi esorto come sempre a visitare il nostro sito dove ci sono appunto tutte le novità e anche i corsi in questo senso. Le altre programmazioni le faremo a breve, faremo dei consigli. E quindi elaboreremo delle proposte di nuovi seminari e corsi nelle modalità appunto oggi previste, che sono quelle appunto del webinar e della modalità e-learning. Ovviamente il 30 giugno abbiamo, come avete potuto modo di vedere, posticipato la scadenza della quota al collegio. So che in questo momento è un momento particolare per tutti, però, come dire, purtroppo anche il nostro Consiglio nazionale ci chiede la sua parte di quota e quindi noi dovremmo adempiere a questa formalità e quindi versare e quindi anche noi ci vediamo costretti a rivolgerci a tutti quanti affinché appunto l'annualità venga pagata e quindi noi potremmo, come dire, andare avanti con tutte le attività e con tutte le spese che abbiamo. Quindi 30 giugno per la scadenza della quota. Stiamo lavorando anche per quanto riguarda la riapertura del catasto, perché adesso i tempi sono maturi, la ripartenza in qualche maniera c'è stata per tutti, non vedo perché gli uffici catastali debbano rimanere ancora chiusi. Ovviamente hanno tutte le ragioni perché in un momento difficile di epidemia come questa, insomma, è difficile pensare di fare tutta una serie di attività, però noi dobbiamo, come dire, ripartire. Quindi insieme ai colleghi del coordinamento regionale avremo una videoconferenza con la nuova direttrice, la dottoressa Alemano, direttrice regionale, che voi ricorderete perché è stata l'ultima direttrice dell'allora Agenzia del Territorio e quindi con lei avremo un colloquio per vedere come riaprire gli uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate barra territorio. Queste sono le novità, vi aspetto martedì per questo seminario e per tutte le nuove attività che faremo. Quindi io vi esorto sempre a lavorare in sicurezza perché è importante in questo momento pensare soprattutto alla salute nostra, dei nostri cari, delle nostre famiglie, quindi dobbiamo lavorare con la massima prudenza. Vi abbraccio tutti e vi aspetto martedì. Buona serata a tutti.